Continuiamo a parlare di doping nel tennis, ma non soltanto nel tennis, nel ciclismo, viste le parole di Cavendish, il parallelo si può assolutamente fare. Lo facciamo sia con Riccardo Bisti di Tennis Best, ma con il professor Sandro Donati, che è in linea con noi, autore, tra le altri libri, Lo sport del doping. Ben trovato, professor Donati. Buonasera a tutti quanti. Allora, professor Donati, io inizierei con una domanda un po' generale su quello che può essere il doping nel tennis, perché io vorrei capire da lei, che comunque ha grandissima esperienza anche di preparazione atletica, quanto incide in uno sport tecnico il doping e quale tipo di doping incide maggiormente nel tennis? O inciderebbe, ovviamente, diciamo così. Beh, dunque, guardi, intanto chiaramente non è uno sport soltanto tecnico. Mi sente? Sì, sì, assolutamente sì, la sentiamo benissimo. Sì, ecco, è chiaro che richiede delle capacità tecniche notevoli, ma poi tutto si svolge a velocità molto elevate, quindi parlo di velocità di spostamento e poi anche di molta potenza nei colpi e di resistenza, perché queste azioni intense vanno avanti a lungo, per ore. Quindi non si può definire uno sport solo tecnico, è tecnico e molto molto fisico, negli ultimi tempi più fisico di come poteva esserlo 20 anni fa, e quindi in una situazione di questo genere è chiaro che il doping da testosterone, da anabolizzanti è efficace. Ecco, a proposito proprio di questo, perché le dichiarazioni di Cavendish, ne stavamo parlando anche prima con altri ospiti, professor Donati, lasciano intravedere un problema nel tennis, perché nel ciclismo i controlli evidentemente, proprio numeri alla mano, sono tantissimi, sangue e urine ovviamente parliamo, mentre nel tennis sono molto molto pochi a livello di numero, e questo lascia molto riflettere. Ma sì, la Federazione Internazionale Tennis credo che non si differenzi da diverse altre federazioni internazionali. Purtroppo queste sono del tutto autonome, non hanno nessun controllo e quindi gestiscono come vogliono i controlli a sorpresa, che poi sono quelli decisivi, capisce? Certo. È chiaro che i controlli a sorpresa funzionano se realmente tu pretendi dagli atleti, diciamo, di livello di comunicare la loro reperibilità, cioè la loro rintracciabilità. E poi è evidente che a quel punto devi farti una strategia, cioè studiando la loro partecipazione alle gare, il loro rendimento, cercando di capire quando magari interrompono le gare per qualche settimana, quello potrebbe essere il momento giusto per fare il doping da anabolizzanti. Ma tutto questo le federazioni internazionali non lo vogliono, il loro patrimonio di atleti se lo tengono ben stretto e quindi il sistema non funziona. Anche perché le dichiarazioni recenti di Federer, no, si dice sempre che il doping è sempre più avanti dell'antidoping, ma se, come ha detto Federer, è vero che nel 2004 veniva controllato di più che nel 2013, dobbiamo farci altre domande a questo punto. Sì, è una frase, è un luogo comune quello del doping che è più avanti dell'antidoping. Io farei un altro esempio, no? Io immagino un poliziotto che sta dentro a una gioielleria, no? Arrivano i rapinatori e si portano via una manciata di gioielli e il poliziotto, invece di inseguirli, tira fuori un taccuino e comincia a prendere appunti, no? Sull'identikit di quelli che sono entrati, l'età, l'ora, no? Passano 4-5 minuti e poi si mette a correre, capisce che quella corsa è del tutto scenografica, ma è chiaro che i rapinatori non li prenderà mai. Certo, esempio. E questo è esattamente il sistema sportivo, sempre in voluto ritardo, sempre con una voluta negligenza, e quindi io non so fino a quanto andrà avanti questa commedia. Beh, intanto questo luogo comune è ovviamente va analizzato, e giustamente questo esempio mi sembra molto lampante e che fa capire ai nostri ascoltatori quale sia la situazione. Abbiamo in linea anche Riccardo Bisti di Tennis Best, che insomma lavora nel campo del tennis da anni e che si è occupato anche ovviamente delle varie vicende legate al doping. Riccardo, hai una curiosità per il professor Donati? Sì, naturalmente, lo saluto. Un paio di domande in un unico intervento. La prima riguarda proprio un argomento da lui appena citato, ovvero la reperibilità
degli atleti, ovvero i famosi whereabouts, che nel tennis sono obbligatori, almeno per i top player, ovvero la disponibilità di almeno un'ora 365 giorni l'anno. Io volevo chiedere al professore effettivamente se c'è un utilizzo sistematico di doping da parte di un atleta, quante ore possono essere necessarie per far sparire le tracce di doping dal corpo. Intendiamoci, la maggior parte dei giocatori danno disponibilità dalle 6 alle 7 del mattino, quindi io mi domando, se un giocatore assume sostanze illecite alle 3 del pomeriggio, se viene controllato tra virgolette a sorpresa, quali effettivamente possibilità ci siano che venga che risulti positivo? La seconda domanda invece riguarda una mia curiosità nei confronti del dottore. Lei che cosa pensa tutte le volte che nel tennis, ma in tutti gli sport, c'è un caso di positività e sente citare e giustificare le motivazioni più assurde? Noi abbiamo parlato di mal di testa, di atlete che hanno parlato di essere rimaste incinte, di veramente qualsiasi cosa. Lei che cosa pensa quando sente queste giustificazioni? Allora, diciamo, intanto la prima domanda. È chiaro che è così. Quella finestra consente di giostrarsi, cioè nel senso che un atleta malintenzionato subito dopo la finestra, facciamo conto dopo le 7 del mattino, può assumere un dosaggio di testosterone che è eliminabile nell'arco delle 24 ore, come chiaro un basso dosaggio in questo caso, oppure un basso dosaggio di EPO, perché non dimentichiamo che uno sport che dura ore anche l'EPO potrebbe avere la sua utilità. Ma al di là di questo, che è sicuramente un problema, poi ce ne sono altri, ma questa reperibilità che va data all'inizio di ogni trimestre, arriva realmente dagli atleti, arriva precisa? E poi credo che anche nel tennis sia come negli altri sport, cioè in cui è possibile arrivare ad accumulare diversi mancati test, e solo al terzo mancato test, che viene chiamato in gergo missed test, scatta una squalifica. Quindi ora è chiaro che gli atleti abili, tra evitare i test e giostrare con la finestra dell'ora, hanno molti margini di manovra. Ecco, quanto alle motivazioni, certo che è una casistica con la quale si potrebbe comporre una specie di libro delle comiche, è chiaro, questo è evidente, però io non soffermerei l'attenzione sugli atleti. Gli atleti, una volta che si rendono conto che il sistema è un colabrodo e che è interessato esso stesso a non colpire gli atleti, è evidente che cercano di farsi furbi. Il problema è sicuramente sulle federazioni internazionali. La WADA non riesce ad avere realmente un potere su di loro. Le federazioni sono autonome nel gestire i controlli a sorpresa. È chiaro che una soluzione potrebbe essere quella di assegnare i controlli a sorpresa solo alla WADA, però a quel punto la WADA andrebbe potenziata dal punto di vista economico, e quindi le federazioni internazionali, essere assolutamente indipendenti, si limitano a fornire i dati essenziali e la WADA fa i controlli quando vuole. È chiaro che l'efficacia aumenterebbe di molto. Riccardo Bissi, intanto io ti ringrazio e ti saluto per questa tua partecipazione a Spazio Tennis. Grazie a voi, buon pomeriggio e buon lavoro. Grazie Riccardo Bissi. Un altro paio di domande prima di ringraziare e salutare il professor Sandro Donati in diretta con Radio Mana Sport. Una domanda un po' scomoda, ma tanto so che insomma lei sa assolutamente districarsi bene, perché saprà benissimo che tra gli appassionati e anche addetti ai lavori si parla tanto del nome di Rafa Nadal, non tanto per le prestazioni quanto per l'incredibile forza e capacità di tornare subito a grandissimi livelli dopo stop di mesi. È successo almeno due volte in cui Nadal è tornato da stop lunghissimi e è tornato a vincere immediatamente, e i dubbi agli appassionati, ma anche, ripeto, ad alcuni addetti ai lavori è venuto. Io la domanda gliela faccio così in generale, anche un po' sulle sue sensazioni e su quanto possa essere possibile riuscire subito a tornare a livelli così alti. Ma guarda, io le rispondo regolandomi con le morfologie, con le masse muscolari. Certo.
che sono assolutamente imparagonabili con quelle dei tennisti di 20 anni fa, ma il discorso potrebbe essere identico per i giocatori di pallacanestro, per i calciatori e così via. Cioè ormai è una tendenza generale che gli atleti spiegano con un grosso lavoro di muscolazione, cioè di lavoro con i pesi, ma non è così, non è credibile. Perché intanto un giocatore di tennis è difficile che si dedichi a un esercizio così grezzo, diciamo, e generale come può essere sollevare un bilanciere, quando invece deve compiere dei gesti molto raffinati come quelli di usare una racchetta con grande precisione. Ecco, io vedo piuttosto queste masse muscolari che sono tali per effetto di altro, per effetto di ormoni. Adesso, nel caso specifico di Nadal, sappiamo tutti quanti che su di lui sono state fatte molte illazioni sul suo nome presente nella lista dei soggetti trattati da Fuentes. Mi sì. pare che lo stesso Fuentes, Eufemiano Fuentes, non sia stato così chiaro nel negare, anzi piuttosto, come dire, omissivo o allusivo. Io stesso sono stato in Spagna il 22 di maggio, dove ho fatto una relazione nel loro convegno antidoping, peraltro attaccando lo sport spagnolo in una maniera decisa. E subito dopo la mia relazione si sono avvicinati un sacco di persone e mi hanno detto che la conclusione, la mancata conclusione dell'indagine Fuentes, cioè l'operazione in Puerto, è una vergogna per tutti, perché loro sanno che non ci sono solo i ciclisti lì dentro, ma ci sono molti altri sport, tra cui il calcio, tennis, eccetera. L'ultima domanda che le faccio invece è un po' riguarda anche i giovani che si avvicina al mondo dello sport in generale, perché è un argomento al quale lei tiene moltissimo, ed in generale le chiedo, ci sono anche pareri autorevoli in realtà che parlano addirittura di liberalizzare il doping affinché insomma ognuno poi faccia come gli pare, tra virgolette, dare regole uguali per tutti senza dare le regole, però questo credo sia profondamente sbagliato anche per questioni di salute e anche per questione proprio culturale, secondo me, non soltanto sportiva. Allora, guardi, dunque lei ha ragione perfettamente per le questioni di salute e per le questioni culturali, ma prima ancora, voglio dire, proprio perché io stesso sono un allenatore, per ragioni pratiche, cioè chi immagina una cosa di questo genere ha un'idea molto approssimativa del doping. In che senso? Primo, che cosa significa doping? Per alcuni atleti potrebbe significare prendere una sostanza, per altri prendere una miscela di 6-7 sostanze. Quindi nella realtà il doping è un segreto che ognuno si tiene stretto e quindi non significa niente liberalizzare cose diverse. Secondo punto, il doping fa effetti differenti, come noi tutti sappiamo, quando prendiamo dei farmaci. Alcuni farmaci sono efficaci per alcune persone e lo sono meno per altre. Quindi non è affatto vero che il doping rimetterebbe tutti nella stessa situazione. Al contrario, il doping magari trasformerebbe alcuni talenti a metà in soggetti che emergono, mentre magari i talenti ne traggono poco vantaggio, alcuni talenti ne possono trarre poco vantaggio. Direi che è un'idea molto approssimativa e poi, come dire, è un'idea dalla parte di coloro che si vogliono dopare, e chi li tutela quelli che invece vogliono fare lo sport in una maniera pulita, regolare. Certo. Allora siamo sempre alle solite, che le persone per bene o le persone che rispettano le regole vengono calpestate da tutti? No, assolutamente d'accordo con lei. Io la ringrazio tantissimo, professor Donati, per aver partecipato a Spazio Tennis, e le auguro buon lavoro. Grazie, buonasera.